Siamo sempre affascinati dal modo impareggiabile col quale il mezzo videoludico racconta e sviluppa le più banali delle storie. Inside è un esempio perfetto di questa tesi. Dietro il suo sviluppo si cela Playdead, la software house autrice di Limbo, il che dovrebbe darvi una breve panoramica sul titolo in questione. Nei panni di quello che sembra essere un esile bambino, di cui non si conoscono né le origini, né il nome, né nessun altro elemento capace di dargli un minimo di riconoscibilità, dovrete, in buona sostanza, fuggire. Non si sa da cosa, né tantomeno da chi. Del resto, la sinossi del gioco è solamente la seguente. Solo e spaventato, un ragazzo si ritrova a suo malgrado al centro di un progetto oscuro. Punto. Basta. Non c'è nient'altro. Quello che però vi si parerà davanti è un platform bidimensionale sorretto per lo più da enigmi ambientali, alla base parecchio intuitivi, sia per non rallentare il serratissimo ritmo dell'avventura, sia per la filosofia che lo caratterizza. Molte sequenze, infatti, sono state costruite per angosciare il giocatore e richiederanno una certa prontezza di riflessi, visto che il minimo sbaglio ucciderà istantaneamente il piccolo protagonista. Non che questo porti a traguardi irreversibili, anche perché i punti di controllo sono posizionati proprio per evitare ogni possibile frustrazione. Il problema, se così possiamo chiamarlo, è che fidatevi, farete di tutto e di più pur di evitare la morte, poiché banalmente non vorrete mai e poi mai vedere il ragazzino contorcersi dal dolore. Ma sappiate che morirete tante, tantissime volte. Le scene di morte sono tra le più crude, scioccanti e spietate che abbiamo avuto il dispiacere di ammirare negli ultimi tempi, tanto è vero che non nascondiamo di aver distolto lo sguardo dallo schermo, parecchie volte. Merito anche e soprattutto di un'atmosfera gestita a regola d'arte, che si ramifica in fasi coreografate in maniera terribilmente maniacale. Da fughe rocambolesche tra i detriti industriali, inseguiti da cani inferociti, a rompicapi in cui dovrete controllare una manica di senza cervello con un congegno in grado di controllare le menti, che strizza l'occhio al buon vecchio Abe della serie Oddworld. Sì, perché la società, o ciò che ne è rimasto, è soppiantata dalla distopia, una di quelle che, almeno da quanto suggeriscono gli eventi, non fanno prigionieri e uccidono a vista d'occhio chi non si comporta come un burattino piegato alla volontà dei vertici, dei quali non si conosce l'entità. Comunque sia, a dispetto dell'esiguità dei controlli, che prevedono solo il salto e l'interazione con gli oggetti, verrete cosparsi da sezioni profondamente diverse l'una dall'altra. La varietà è di casa in Inside e il suo grande assortimento di situazioni viaggia di pari passo con la grande qualità dell'intrattenimento offerto, coadiuvato da un comparto estetico caratterizzato da una tecnica low poly paradossalmente dettagliatissima. Non parliamo solo di effetti speciali, ma di animazioni procedurali e soprattutto di reazioni che il personaggio ha con l'ambiente. Lo sentirete respirare a fatica dopo una lunga corsa, o interagire con gli oggetti in linea d'azione in modo naturale, tutte piccolezze che aiutano a creare un universo reale e concreto, e che fanno trasparire una cura davvero incredibile di ogni singolo aspetto. Anche nell'audio, il quale accompagna lo sviluppo e la risoluzione dei puzzle con effetti ben amalgamati con il contesto. La palette di colori poi è composta prevalentemente da gradienti del grigio, in cui i colori più accesi, come il rosso, fanno la loro comparsa per evidenziare particolari aspetti della scena, aiutati da un utilizzo armonioso della telecamera, che insieme agli elementi dello scenario riesce a raccontare le vicende del mondo di Inside. Nel complesso, quindi, l'avventura è splendida e non perde mai un colpo durante tutta la sua durata, che si attesta sulle circa 4 ore, comprensiva anche delle innumerevoli morti conseguite. Certo, ad essere del tutto sinceri, non è affatto un titolo che si presta ad essere rigiocato più volte, e inoltre sono presenti sequenze sicuramente meno riuscite di altre. Qualche enigma infatti è parecchio facile e si basa più sulla pazienza che sull'abilità, cosa che potrebbe far storcere il naso ai più pignoli, ma queste fasi si contano sulle dita di una mano, e per tutto il resto quest'ultima creatura di Playdead è meravigliosa.
E credeteci quando diciamo che vorremmo parlarvene in maniera più approfondita, ma non lo faremo semplicemente per non rovinarvi quello che, a nostro avviso, si candida come il platform più inquietante ed evocativo dell'attuale generazione. Ricapitolando, Inside è un viaggio nell'oscurità, in cui il giocatore si cala degli abissi più profondi, fino a che non rimane senza fiato per ciò che gli si parerà dinanzi agli occhi. Una miscela di emozioni, dal terrore alla liberazione, offerte da un videogioco, senza alcun'ombra di dubbio, memorabile. Non rovinatevelo cercando maggiori informazioni al riguardo. Compratelo e giocatelo, sempre che abbiate il coraggio di affrontarlo. Questo è tutto per la recensione di Inside. Se vi è piaciuta, beh, sapete cosa fare. Mi piace, condivisione, commenti, insomma, non deludeteci. Qui Giorgio Palmieri per smartworld.it. L'appuntamento, come al solito, è al prossimo video.